Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Google Developer Live. Oggi, insieme a Jacopo Sassarini, un Googler di Milano, vi presenteremo Google Apps Script. Google Apps Script è un linguaggio di programmazione molto simile a Java, con cui è possibile automatizzare una serie di compiti tra i diversi servizi Google o con servizi di terze parti. A titolo molto esemplificativo, ad esempio, potreste mandare una serie di mail prendendo i destinatari da un foglio di calcolo, piuttosto che fare tutta una serie di statistiche nella vostra inbox, piuttosto che popolare appunto alcune righe e colonne in un foglio di calcolo con dati provenienti da un servizio esterno, da un sito web, da un web service, da un servizio REST o cose di questo genere. Jacopo in questo episodio ci mostrerà come con circa una ventina di righe di AppScript sarà possibile importare tutta una serie di dati di una campagna AdWords all'interno di uno Google Spreadsheet e generare grafici, tabelle e report. Vi ricordo che tutto il materiale su Google AppScript è disponibile all'indirizzo developers.google.com/appscript, quindi apps-script, e vi lascio a Jacopo e noi ci vediamo al prossimo episodio della Google Developer Live. Ah, ricordatevi che se volete trattare qualcosa in particolare all'interno di questi episodi o se volete proporre voi stessi argomenti da trattare all'interno della Google Developer Live, non dovete fare altro che pingarmi al mio indirizzo di posta alfredomorresi@google.com. Ciao! L'argomento di questa presentazione è Google Apps Script, una nuova soluzione per automatizzare la gestione delle campagne mediante Google AdWords. Questi sono gli argomenti della presentazione. Una prima introduzione a Google Apps Script per fornire sostanzialmente il contesto rispetto al quale questa nuova soluzione di cui vi parlerò oggi si va a inserire. Una seconda parte in cui accennerò brevemente quali sono i principali problemi relativi all'automazione e alla gestione su larga scala di campagne di advertising tramite AdWords. E infine presenterò questa tecnologia, AdWords Script, fornendo in particolare anche un paio di demo. Ma cominciamo a parlare di Google Apps Script. Come ben noto, Google fornisce un ampio numero di servizi e applicazioni su web. Queste icone ne rappresentano soltanto alcuni. Partiamo da Mail, Spreadsheet, Calendar, Google Finance, Google Maps, eccetera. Tipicamente noi siamo abituati ad utilizzare questi servizi mediante il loro front-end sul web, quindi mediante una interazione diretta. In realtà, nel tempo, Google ha sviluppato una piattaforma che sostanzialmente consente di costruire soluzioni di automazione facendo parlare molti di questi servizi in maniera automatica. In qualche maniera quello che consente di fare questa piattaforma che si chiama Google AppScript è di creare degli script, delle sorte di macro, che consentono di automatizzare specifici task, quali ad esempio leggere uno spreadsheet ed inviare ad esempio mail, oppure leggere informazioni da servizio Google Finance, eccetera. Quindi questa è quella che noi chiamiamo Google Apps Script, un ecosistema di applicazioni che vive e che può essere automatizzata anche con grandi livelli di sofisticazione. Questa piattaforma Google Apps Script si basa su un linguaggio di programmazione, che è un linguaggio di programmazione basato su JavaScript, è sostanzialmente JavaScript, e consente di fare appunto interagire con questi sistemi. Gli interi programmi che vengono sviluppati vivono nel cloud di Google, quindi sono eseguiti in un ambiente ospitato nel sistema di backend di Google. E tramite i sistemi di front-end vengono forniti strumenti sostanzialmente per editare, modificare, programmare l'esecuzione temporizzata di questi scripts. Perché è utile questo tipo di piattaforma? Perché è utile AppScript? Sostanzialmente appunto perché consente di fornire una soluzione a tutte le tematiche di automazione, quindi di realizzazione di processi automatici, task ripetitivi oppure workflow. Consente di fornire una soluzione a tematiche di integrazione, quindi fare parlare servizi di Google o di terze parti fra loro in maniera automatica.
E infine consente di personalizzare user experience. Ad esempio, possono esistere situazioni in cui di un determinato servizio o di un insieme di servizi noi vogliamo fornire un'interfaccia utente customizzata che esporta soltanto determinate funzionalità e non altre. Bene, questo è possibile farlo per mezzo di una serie di servizi che consentono anche di creare user interface. Quindi questo è il vantaggio del mondo Google Apps Script. Che in sé è una piattaforma estremamente completa per fornire una risposta a questo tipo di tematiche. Come vi dicevo, Google Apps Script consente di integrare nativamente una serie di servizi di Google, che sono tipicamente quelli che sono racchiusi sotto il termine Google Apps, quindi pensiamo a Google Drive, la mail, il calendar, eccetera. Tuttavia esiste anche un insieme sempre crescente di piattaforme che Google sta integrando tramite le loro API native. Pensiamo ad esempio a servizi quali AdSense, Google Analytics, BigQuery, Prediction API, eccetera. Sono nuove piattaforme che sono integrabili all'interno del mondo AppScript tramite la loro interfaccia nativa, le loro API. Come probabilmente sapete, però se prendiamo una piattaforma come ad esempio BigQuery esporta delle API che possono essere utilizzate per sviluppare programmi sostanzialmente in qualunque linguaggio di programmazione. Bene, è possibile integrare le API di BigQuery tramite AppScript, quindi integrare ad esempio Big Data Analysis all'interno ad esempio di un Google Spreadsheet, oppure è possibile ad esempio accedere tramite l'API di Analytics da Google Spreadsheet per creare reportistica customizzata, come in questo piccolo screenshot che vedete in questo momento. Quindi questo è il contesto in cui ci stiamo muovendo. Esiste un insieme di servizi di Google che sono integrati per mezzo di questo sistema, questo sistema di questo meccanismo di integrazione basato su un linguaggio di programmazione chiamato AppScript. Abbiamo visto che diversi sistemi, diverse piattaforme di Google sono integrate, non abbiamo parlato di Google AdWords fra i servizi che sono integrabili tramite AppScript. E questo è proprio l'oggetto di questa presentazione. Prima di venire al cuore, volevo fare rapidamente un punto su rapidamente cos'è AdWords e quali sono le tematiche correlate appunto agli aspetti di automazione e di scala appunto relativamente al mondo AdWords. Come sicuramente sapete, AdWords è la piattaforma di Google per la gestione delle campagne di advertising sul nostro motore di ricerca e sul Google Display Network. Tipicamente AdWords fornisce un'interfaccia web-based in cui è possibile pianificare, programmare e configurare le campagne di advertising e il delivery sostanzialmente degli annunci su questi canali. Di per sé la piattaforma di AdWords fornisce poche possibilità di fare task automatizzati, fornisce alcune funzionalità, diciamo, bulk, ma in generale esistono esigenze in cui è necessario realizzare task automatici. Pensiamo ad esempio alla necessità di pubblicizzare un gran numero di item, ad esempio per chi fa e-commerce. Potremmo avere un catalogo di decine di migliaia di articoli e vorremmo pubblicarli tutti sul motore di ricerca. Per fare questo abbiamo bisogno di soluzioni automatiche che sostanzialmente legano il nostro inventory e creino degli annunci personalizzati e magari configurino i parametri di bidding, quindi e di budget delle nostre campagne. Quindi questi sono esempi di situazioni in cui l'interfaccia utente di Google AdWords non è sufficiente per implementare questo tipo di automazione. Ed è proprio in questo contesto che hanno rilevanza le soluzioni che appunto consentono di gestire le campagne con livelli di automatismo. Questo diagramma ha l'obiettivo di fornirvi un overview di quali sono al momento le principali soluzioni con cui è possibile creare soluzioni automatizzate per AdWords. Come dicevo, il front-end di AdWords è web-based, fornisce alcune funzionalità, fra l'altro, che consentono di lavorare di implementare un insieme base di automazione, ma sicuramente non si tratta della soluzione definitiva per implementare soluzioni custom.
Un'altra soluzione che AdWords mette a disposizione per implementare automazioni è quello che viene chiamato Automated Rules, regole automatiche. Si tratta sostanzialmente di un insieme di regole predefinite, che è possibile configurare con dei parametri. Vi faccio un esempio di quello che si può fare con questa soluzione, Automated Rules. Potreste, ad esempio, implementare una regola che dice di modificare tutti i bit delle keyword sotto una determinata soglia, ad un determinato valore, quindi cambiare in bulk tutti i bit delle keyword che verificano determinate condizioni, piuttosto come mettere in pausa ad group, eccetera. Però diciamo sono un insieme di regole predefinite, tipicamente di bassa complessità, che consentono di fare un determinato numero di azioni e hanno un aspetto interessante, il fatto di poter lavorare comunque su larga scala. Quindi nel nostro diagramma, in cui in orizzontale vedete l'automazione e in verticale vedete la scala, questa soluzione si colloca sostanzialmente in una posizione in cui sicuramente siamo in grado di lavorare su larga scala, quindi ad esempio centinaia di migliaia di keywords, ma con un basso livello di automazione. Chi conosce AdWords e vuole implementare, ha necessità di implementare le soluzioni automatiche, conosce sicuramente l'API di AdWords. Questo è sicuramente il sistema, la piattaforma privilegiata per implementare soluzioni integrate e automatizzate con AdWords. È ovviamente lo strumento più completo che Google mette a disposizione per integrare AdWords. Quindi sostanzialmente tramite l'API è possibile interagire con qualunque oggetto, diciamo, di un account AdWords, poterne modificare le proprietà, creare nuovi oggetti, eccetera. È sicuramente uno strumento completo, ma estremamente complesso, sia dal punto di vista della gestione. Infatti, per poter utilizzare l'API di AdWords è necessario avere a disposizione un developer token, che deve essere richiesto mediante un'interfaccia apposita, deve essere configurato il billing. In particolare le API di AdWords non sono gratuite, quindi anche questo è un aspetto da considerare, e tipicamente uno sviluppo con l'API di AdWords può essere estremamente complesso, richiede skill molto forti in un linguaggio di programmazione di quelli supportati, e richiede una conoscenza molto approfondita della struttura di un account AdWords. Bene, questo è il contesto. Oggi parleremo di una soluzione, appunto, AdWords Scripts, che sostanzialmente si colloca a metà strada fra quella che è la soluzione offerta da Frontend AdWords, Automated Rules, eccetera, da un lato, e l'API di AdWords dall'altro. Quindi l'obiettivo di questa piattaforma è quello di abbassare sostanzialmente il livello di ingresso per l'implementazione di automazioni custom su Frontend AdWords, abbassarne la complessità, chiaramente non dare uno strumento completo. Questo appunto perché abbassando la barriera d'ingresso in termini di complessità, eccetera, sicuramente non è possibile fornire la completezza di feature quali sono quelle disponibili sulle API di AdWords, però appunto cominciare a dare una prima soluzione che sia facilmente accessibile a chi vuole entrare, che copra un ampio range di requisiti, di funzionalità, e anche se appunto non è in grado magari di coprire situazioni estreme quali la modifica di centinaia di migliaia di keywords, piuttosto che implementare regole di automazione ad hoc. Quindi i value proposition di AdWords Script sono sostanzialmente due: la semplicità, quindi a fornire uno strumento basato su il linguaggio di programmazione JavaScript, esattamente come il resto della piattaforma Google Apps Script, è disponibile nel front-end di AdWords. Quindi sostanzialmente fornire un ambiente di esecuzione nel cloud, perché come vedremo quello che viene messo a disposizione è un ambiente in cui è possibile scrivere codice tramite Apps Script e farlo eseguire nel cloud, quindi implementare automazioni senza che questo richieda lo sviluppo di soluzioni che hanno necessità, ad esempio, di un hardware su cui essere fatto girare. E appunto la flessibilità,
perché ad esempio questa soluzione è integrata con due strumenti di Google molto importanti, Google Spreadsheet e Gmail. Questo consente ad esempio di implementare automazioni quali scambio di informazioni fra AdWords e uno spreadsheet, piuttosto che invio di email automatiche a distribution list contenenti ad esempio dati di reporting piuttosto che alerting, eccetera. Esiste la possibilità di integrare feed di dati customizzati. Con questo sistema sarebbe possibile, ad esempio, leggere dei flussi di dati che definiscono, ad esempio, un piccolo inventory, un medio piccolo inventory, e creare automaticamente degli annunci piuttosto che modificare il bid di determinate parole chiave sulla base delle informazioni presenti all'interno di questo feed. È possibile leggere e modificare oggetti quali campagne, ad group, keywords e annunci, quindi buona parte di quello che è la struttura di una campagna, e infine supporta l'esecuzione programmata degli script, un valore molto importante perché la necessità, ad esempio, di creare report customizzati da un lato, magari distribuiti giornalmente o settimanalmente, piuttosto che appunto modifiche temporizzate su, ad esempio, parametri di bidding di keywords. Possiamo ipotizzare che esistano, ad esempio, che il sistema legga un flusso di dati ogni notte e aggiorni i dati di bidding delle campagne basato sul contenuto di quello script. Entriamo un po' più in dettaglio in quello che è questo linguaggio e che cosa consente di fare. Come dicevo, il linguaggio è sostanzialmente JavaScript, è il JavaScript, e tramite questo linguaggio di scripting, che come vi dicevo vive nel frontend di AdWords, è possibile accedere a praticamente i principali oggetti della gerarchia di AdWords, e sono quelli elencati in questa schermata. Quindi esiste un'interfaccia principale che è AdWords App, che è quella praticamente a cui richiederemo l'accesso ai vari oggetti presenti all'interno di un account AdWords. Dopodiché esistono quattro entità principali che sono Campaign, Ad Group, Ad e Keyword, e rappresentano appunto le quattro entità fondamentali che costituiscono un account AdWords: la campagna, il gruppo di annunci, l'annuncio vero e proprio e la keyword. Come sicuramente sa chi si occupa di online advertising, accanto a questi oggetti e queste informazioni è fondamentale poter avere a disposizione i dati statistici. Questo perché chi fa web marketing, chi fa online marketing, ha necessità di sapere qual è la performance delle proprie campagne, arrivando fino al livello di granularità della singola parola chiave. E tramite AdWords Scripts, queste statistiche sono disponibili per ciascuna di queste entità. Ed in particolare, per ciascuna di queste entità, prendiamo la campagna, il gruppo di annunci, eccetera, sono disponibili dei metodi che ritornano dalle principali informazioni di performance, quali il valore medio del cost per click o del cost per 1000 impression, piuttosto che il valore medio della posizione, il numero assoluto dei click, eccetera. In generale il set core di informazioni statistiche che sono necessarie per poi implementare soluzioni di ottimizzazione su una campagna. Quindi, accanto alle singole entità, AdWords Scripts mette a disposizione in primo luogo i dati statistici, e non solo, mette a disposizione anche informazioni sullo stato. Come probabilmente sapete, ciascuna di queste entità, campagna, ad group, annuncio e parola chiave, nell'ambito di un account AdWords ha uno stato. Questo stato può essere attivo o pausa o cancellato, a seconda che appunto la campagna o un determinato item stia in quel momento, abbia in quel momento la possibilità di visualizzare annunci o meno, e quindi ancora tramite AdWords Scripts è possibile accedere a queste informazioni da un lato, ed è possibile anche, quindi per mezzo di due metodi, is enabled e is paused, ed è possibile anche mettere in pausa o attivare ciascuno di questi oggetti. Questo è molto importante, soprattutto per chi, ad esempio, vuole automatizzare soluzioni che ottimizzano la gestione di un account. Pensiamo ad esempio a un e-commerce che ha creato degli annunci associati a ciascun item che ha in magazzino.
La tipica problematica che si ha in questa soluzione è fare in modo che nel momento in cui nel magazzino un item è fuori dallo stock, è finito, il corrispondente annuncio deve essere sospeso, altrimenti se io continuo a far visualizzare un annuncio senza che esista un oggetto che io posso vendere, ovviamente spreco soldi perché spreco, diciamo, il costo del click dal momento che non ho dall'altra parte un oggetto che posso vendere. Quindi è molto importante, ad esempio, implementare soluzioni di questo tipo, automaticamente mettere in pausa annunci corrispondenti a item che non ho più in magazzino. Queste soluzioni sono fattibili appunto per mezzo della possibilità di modificare lo stato delle entità dei singoli item. Altro aspetto molto importante, abbiamo visto quali sono le principali feature di questi item. L'aspetto molto importante è come navigare un account AdWords mediante AppScript. La navigazione viene effettuata per mezzo di due concetti, il concetto di selettore e di iteratore. I selettori sono sostanzialmente degli oggetti che consentono di selezionare item all'interno di una gerarchia AdWords. Ad esempio, se io nel mio specifico script ho bisogno di accedere a determinate campagne, posso invocare il metodo campaigns sull'oggetto principale AdWords App e questo metodo mi ritornerà un oggetto campaign selector che poi mi consentirà di scorrere le varie campagne. Questo selector sostanzialmente consente di costruire una query su tutte, in questo caso specifico, su tutte le campagne presenti nell'account. Quindi io potrei aggiungere una condizione, ad esempio tutte le campagne che hanno una determinata stringa nel nome, piuttosto che tutte le campagne che hanno deliberato impression nell'ultimo mese. Posso ordinarle per un determinato criterio e posso imporre un limite massimo di entry e ritornate. In particolare è molto importante le funzionalità, sono molto importanti le funzionalità di order by e with limit. Perché, come vedremo più avanti, questa piattaforma ha alcuni limiti per quanto riguarda il numero totale di oggetti che possono essere modificati e quindi poter essere in grado di andare a selezionare solo gli oggetti più rilevanti all'interno della gerarchia è estremamente importante. Quindi questi sono i selettori, possibilità di costruire delle query per estrarre collezioni di dati da AdWords. Una volta che abbiamo ottenuto un selettore, possiamo ottenere un classico iteratore che ci consente di scorrere il risultato. Questo viene ottenuto semplicemente applicando il metodo get a un selettore precedentemente definito. Lo vedete in questo caso dove io sto creando un iteratore sulle campagne invocando get sul corrispondente selettore. Una volta che abbiamo un iteratore, possiamo fare il solito loop su tutti gli item ritornati per mezzo del solito pattern as next e next. Quindi in questo modo io sono in grado, ad esempio, di andare a scegliere quali campagne, le campagne su cui voglio lavorare e sono in grado di scorrerle una per una per farci sopra quello che mi serve. Per completare il quadro delle cose che è possibile fare con questa piattaforma, è possibile in particolare creare nuove istanze. E in principio, in particolare due sono le cose i tipi di item che possono essere creati, le keyword, invocando il metodo create keyword sul corrispondente gruppo di annunci. In questo caso, ad esempio, sto creando una parola chiave chiamata shoes con un massimo cost per click di 2,5 nella currency in quel momento configurata sull'account, oppure la possibilità di creare annunci di testo. In questo caso, per creare un annuncio di testo, ho la necessità di impostare le varie stringhe che lo compongono, quindi una headline, le due righe di descrizione, la display URL e la destination URL. Queste sono ad esempio le cose che consentono di andare a creare nuove istanze all'interno di una campagna, ad esempio estendere la copertura di keyword piuttosto che creare nuovi annunci sulla base di prodotti esistenti all'interno di un feed di dati. Il prossimo step è farvi vedere due brevi demo per dimostrare appunto quali sono le potenzialità di questa piattaforma. Le demo che vi farò vedere oggi, sono
consentiranno in un primo momento di creare un report customizzato delle performance di una determinata campagna di test che andrò ad utilizzare e nel caso della seconda demo, creare degli annunci di testo leggendo le relative informazioni da un Google Spreadsheet. Utilizzerò una piccola campagna di demo che vedete qui rappresentata. La prima demo, che vi voglio fare vedere è come possiamo costruire un report di tutte le parole chiave che ho presenti in un determinato account e in questo caso specifico il report che estrarremo è un report che mostra un bubble chart, quindi un diagramma a bolle che fa vedere la distribuzione delle mie parole chiave rispetto a due parametri estremamente importanti per chi fa online marketing, che sono il click-through rate, quindi il numero di click diviso il numero di impression sugli annunci, e il cost per click medio, quindi quanto tipicamente io pago per ciascun click che ricevo. Per impostare questa demo abbiamo bisogno di creare un Google Spreadsheet. Io in questo momento ne ho creato uno tuttora vuoto, e all'interno di questo spreadsheet creare un chart, quindi un diagramma che rappresenta le informazioni che io voglio far vedere. Prima di creare la parte automatica che leggerà dall'account AdWords e popolerizzata in questo account, costruiamo in qualche maniera il chart nella sua forma finale e poi scriveremo lo script che alimenterà questo spreadsheet. Come fare per creare questo chart? Introduciamo dei dati di test, dei dati non reali. Supponiamo di avere una keyword chiamata keyword 1 che ha un click-through rate del 5% e un cost per click di 0,5 e una seconda keyword che ha un click-through rate del 7% e un cost per click di 0,2. Come probabilmente sapete, io ho la possibilità di inserire in questo diagramma di questo spreadsheet un chart, quindi un diagramma selezionando fra i vari chart disponibili. In questo caso, come dicevo, io sono interessato a inserire un bubble chart. Avendo inserito questo diagramma, io sono in grado di vedere in questo momento come sono distribuiti le mie keyword per intervallo di click-through rate e cost per click. A questo punto, se io avessi una nuova keyword 3, 10 di click-through rate, 0,7 di cost per click, io vedrei che questo diagramma si aggiorna automaticamente, come avete visto, con le nuove informazioni. A questo punto, il semplice template che volevamo mettere a disposizione è pronto. Quello che manca in questo momento è alimentare questo Google Spreadsheet con i dati provenienti dall'account AdWords. Come fare questo? Lo faremo realizzando uno script, AdWords Script, che legge i dati di performance dell'account e pubblica questi dati all'interno di questo spreadsheet. Ritorniamo quindi all'interno del frontend di AdWords e accediamo alla sezione Bulk Operations. Come vedete, Bulk Operation raggruppa una serie di cose che si possono fare per gestire automazione all'interno di AdWords. In particolare esiste la sezione relativa agli script. In questo momento io ho due script disponibili che sono quelli che vi dimostrerò oggi. Il primo si chiama Create Bubble Chart ed è quello che vado a modificare per farvi vedere com'è strutturato. Come vi dicevo, l'obiettivo di questo script è leggere le informazioni di performance delle keyword presenti in questo account e pubblicarle su un Google Spreadsheet. Vediamo com'è strutturato questo script. In primo luogo viene utilizzato il servizio che vedete qui, Spreadsheet App, che è il servizio con cui è possibile accedere ai vari Google Spreadsheet. Qui in particolare io specifico che ho necessità di aprire lo spreadsheet identificato da questa stringa, che come potete vedere è esattamente la stringa presente nella URL dello spreadsheet. Quindi in questo momento io sono in grado di aprire tramite il mio script quello specifico spreadsheet e di selezionare il foglio di lavoro chiamato Data. Infatti, come possiamo vedere,
questo è il foglio di lavoro chiamato data. Quindi queste prime due righe mi servono semplicemente per aprire lo spreadsheet e per cominciare a lavorarci. La seconda cosa che dovrò fare è andare a leggermi le informazioni relative alle performance delle keyword presenti nel mio account. Questo viene fatto per mezzo di questo statement che, come vi dicevo, ha necessità in primo luogo di creare un selettore e successivamente un iterator. In particolare questa chiamata è strutturata in questo modo. Viene chiesto all'AdWords app, quindi ad AdWords, il selettore di tutte le keyword, dot keywords, che verificano un insieme di condizioni elencate qui sotto. Il nome della campagna uguale Android's app, il nome dell'ad group uguale Chaos Nebula, con la condizione che quella particolare keyword abbia deliverato almeno un click, quindi clicks maggiore di 0, diciamo da quando è esistita, for date range all time. È possibile specificare date range in vario modo, ad esempio esistono date range predefiniti quali l'ultimo mese, l'ultima settimana, eccetera, oppure è possibile definire anche custom date range. Come abbiamo visto, allora, questo costrutto crea in primo luogo un selettore e per mezzo della chiamata get ci ritornerà l'iteratore che ci consente di scorrere tutte le keyword. Affinché questi dati possano essere pubblicati in uno spreadsheet in maniera efficiente, li collezioneremo in un array JavaScript che poi pubblicheremo sostanzialmente all'interno dello spreadsheet. Questo è il ciclo che ci consente di andare a leggere ciascuna keyword, in particolare la keyword viene identificata con K e viene ottenuta tramite keyword iterator.next. E per ciascuna keyword prenderemo le statistiche relative all'ultima relativa all'intervallo di tempo che ci interessa, in questo caso ancora all time. L'oggetto statistiche ci consente di accedere ad alcune informazioni chiave relativamente a come questa keyword alle performance di questa keyword, in particolare il click through rate e il costo e il numero di clicks. Questo mi consente di costruire la riga da inserire nel famoso grafico di cui prima. In particolare leggeremo il testo della keyword, della parola chiave, K, invocando il metodo getTest sulla keyword. Prenderemo il click-through rate, getCTR, dall'oggetto statistica, lo moltiplicheremo per 100 per avere la percentuale. Leggeremo il costo, getCost, e lo divideremo per il numero di clicks, get clicks, per avere il cost medio per click. Al termine di questo loop, il nostro array JavaScript data sarà costruito con una serie di righe che rappresentano rispettivamente il testo della parola chiave, il click-through rate normalizzato a 100 e il costo medio per click. L'ultima cosa che dobbiamo fare con questo script alla fine è pubblicarlo all'interno di un range di celle del Google Spreadsheet. E questo può essere fatto per mezzo di questa chiamata sheet, che è il mio precedente foglio di lavoro selezionato, getRange, leggo l'intervallo che parte dalla riga 2, colonna 1, all'ultima riga e ultima colonna, su cui imposterò i valori ritornati dal contenuti all'interno del mio array. A questo punto occorre eseguire questo script. Io ho la possibilità sostanzialmente di fare due cose quando eseguo questo script. La prima cosa è di farne un preview. Il preview mode è molto interessante perché ora in questo caso specifico noi non abbiamo nessuna modifica che viene fatta sull'account AdWords, effettuiamo soltanto operazioni di lettura, ma il preview mode ci consentirebbe di vedere in anteprima quali sono le modifiche che il mio script avrebbe fatto sull'account e se queste quindi sono in linea con quelle che mi aspetto. Vedremo il preview mode nella seconda demo in cui in realtà creiamo oggetti. In questo caso il preview mode non ci fornirebbe nessuna indicazione perché stiamo semplicemente leggendo dall'account. Ma vediamo invece cosa succede quando eseguiamo questo script. Poi mi viene chiesto se voglio eseguire lo script con o senza preview. Lanciamolo senza preview per vedere subito l'operazione.
Quando lancio questo script, vedete in questa riga, mi viene segnalato che lo script è correntemente running, è stato completato in 4 secondi, come potete vedere qui, e non è stato generato nessuna riga di log perché non sono stati verificati errori né io nel mio codice ho inserito specifici statement di log. E se andiamo a vedere il nostro grafico, vedremo che tale grafico si è automaticamente aggiornato, con la lista di tutte le keyword presenti nel mio account e il diagramma automaticamente aggiornato per rispecchiare quelle che sono le modifiche, le modifiche dei dati. Questo meccanismo è molto interessante, ad esempio, per esportare e condividere specifici report ad hoc, estratti da un account di Google AdWords. La cosa molto interessante è il fatto che questo documento che state vedendo è un Google Spreadsheet e quindi è soggetto a tutta la gestione e le possibilità di condivisione dei Google Spreadsheet. Quindi quello che potrebbe essere fatto in questo caso è impostare permission a livello di utente per chi può vedere questo grafico da un lato, e come seconda cosa quello che avremmo potuto mettere nel nostro script qui, al termine della generazione del report, è un invio via mail del link verso questo spreadsheet a una determinata lista di utenti, in modo tale da facilitarle la consultazione. Quindi questo era la prima demo che volevo farvi vedere, come è possibile creare reportistiche customizzate leggendo dati da AdWords e pubblicare questi dati all'interno di un Google Doc. La seconda demo farà sostanzialmente il viceversa, leggerà da un Google Spreadsheet delle informazioni per creare degli oggetti all'interno di AdWords. In particolare quello che vogliamo fare è creare degli annunci di testo. Torniamo alla nostra gestione delle campagne. Come probabilmente sapete, le campagne sono costruite da gruppi di annunci, ciascun gruppo di annunci è costituito da annunci che possono essere di testo o display, quindi di grafica. In questo momento questa campagna di test ha un unico gruppo di annunci ed ha un unico annuncio all'interno, che è quello che vedete in questo momento è stato attivo, identificato dalla pallina verde. Supponiamo di avere a disposizione un Google Spreadsheet, come questo che vi faccio vedere, che in qualche maniera contiene le informazioni necessarie per creare nuovi annunci. Queste sono le informazioni tipicamente richieste per creare un annuncio: la headline, quindi il titolo dell'annuncio, le due righe di descrizione, l'URL, quindi l'URL effettiva di destinazione a cui viene inviato l'utente quando clicca sull'annuncio, la display URL, quindi la URL visualizzata. Quindi queste informazioni in questo momento definiscono un nuovo annuncio da creare. Abbiamo anche in questo spreadsheet una colonna chiamata Keywords. Supponiamo che oltre a voler creare questo nuovo annuncio vogliamo aggiungere all'account anche le due keyword contenute all'interno di questa colonna. Vi faccio vedere adesso come è possibile scrivere uno script che legga da questo spreadsheet e crei gli annunci all'interno di AdWords. Ritorniamo alla sezione Bulk Operation Scripts. Come vedete, qui ho già uno script chiamato Create Ads e andiamo a vederne il funzionamento. La prima parte è del tutto simile a quella che abbiamo visto precedentemente. Esiste un primo momento in cui noi accediamo allo spreadsheet tramite il suo ID presente nella URL e accediamo al foglio di dati chiamato Data nello spreadsheet. Anche in questo caso, infatti, vediamo che questo foglio si chiama Data, questo tab si chiama Data. A questo punto, l'obiettivo è creare un annuncio. Per creare un annuncio può essere creato solo all'interno di un ad group, un gruppo di annunci. Quindi, come prima cosa, dovrò accedere all'istanza di AdWord che rappresenta. Di ad group che rappresenta l'ad group all'interno di cui voglio creare l'annuncio. Questo posso farlo con una singola riga di codice. Chiedo ad ad groups di ritornarmi tutti gli ad groups che chiamano Chaos Nebula. So già che ne conterrò solo uno. Ottengo l'iteratore e in seguito ottengo la singola istanza chiamando il metodo next.
Quindi in questa fase io ho un singolo gruppo di annunci, ho il gruppo di annunci all'interno del quale voglio creare il nuovo annuncio. A questo punto posso fare una serie di cose. La prima cosa che posso fare è mettere automaticamente in pausa tutti gli annunci esistenti. Quindi supponiamo che ad esempio il mio spreadsheet crei nuovi annunci e che devono andare in sostituzione a quelli presenti correntemente nell'account. Per mezzo di questo statement io posso accedere all'iteratore di tutti gli annunci di testo presenti nell'ad group, chiamando adgroup.ads.get, e per ciascuno di questi annunci di testo posso invocare il metodo pause. Quindi questa chiamata mette in pausa tutti gli annunci presenti all'interno di quel determinato ad group. E infine possiamo implementare il codice per andare a inserire i nuovi gruppi, i nuovi annunci. Per fare questo dovremmo scorrere l'intero spreadsheet tramite questo semplice loop che scorre dalla riga 2 all'ultima riga dello spreadsheet. Andremo a leggere i valori delle varie celle, in particolare headline, line 1, line 2, URL, display URL. Come vedete, incremento di volta in volta questo primo numero che rappresenta la colonna all'interno dello spreadsheet. In pratica stiamo scorrendo lo spreadsheet in questo senso. Avendo raccolto le informazioni che mi servono, sono in grado di invocare il metodo addGroupCreateTextAd passando le informazioni rilevanti. Come vi dicevo, questo spreadsheet contiene anche una colonna che rappresenta nuove keyword. Questo mi serve per dimostrarvi come è possibile creare nuove keyword per mezzo di questo sistema. Anche in questo caso leggeremo la cella che ci interessa, keywords, prendendo il range e prendendo il valore. Dovremo splittare utilizzando il carattere virgola, perché come vedete qui ho due keyword separate da virgola, quindi potrei averne di più. Quindi costruiamo l'array di keyword per mezzo dell'operatore split, del metodo split, e infine scorriamo sulle singole keyword e per ciascuna di queste keyword creiamo la nuova keyword nell'account. A questo punto proviamo a eseguire questo script e vediamo il risultato. Come vi dicevo, ho due modi a questo punto. Il primo modo è interessante, della modalità preview. Questa modalità, quindi, come vi dicevo, consente di vedere i cambi che sarebbero effettuati all'interno dell'account senza farli effettivamente. Quindi ci può far capire se effettivamente le operazioni fatte da questo script sono quelle che ci aspettiamo. Lanciamo il preview mode e vediamo cosa succede. Il preview mode tipicamente è limitato ai primi 30 secondi dello script e ci fa vedere quello che sarebbe, quindi ha una limitazione temporale, ci fa vedere quello che sarebbe effettuato sull'account da questo script. A questo punto ci rendiamo conto, questo è il report che viene generato. Come potete vedere, ci sono quattro modifiche effettuate sull'account. Il primo è la modifica dello stato da enabled a paused di un determinato text head, lo vedete qui. La seconda è l'aggiunta di un annuncio all'interno della campagna Android App del gruppo di annunci Chaos Nebula e con un headline chiamato Android Live Wallpaper. E infine abbiamo l'aggiunta di due keyword che vedete loggate qua sotto. Quindi possiamo stabilire che in questo momento questo script fa effettivamente quello che ci aspettiamo che debba fare, quindi possiamo effettivamente lanciarlo in questo momento. A questo punto vediamo che, come prima, la nuova entry dello script in esecuzione mi viene fatta vedere in questo log. Fra breve lo script viene terminato, ecco che è completato in questo momento. A questo punto possiamo andare a vedere nel nostro account, ritornando sulle online campaigns, riaggiornando. Dovremmo vedere un nuovo annuncio, eccolo, in stato attivo, che è stato quello appena inserito, i cui dati corrispondono esattamente ai dati presenti in questo spreadsheet. Il vecchio annuncio è stato messo in pausa. Dopodiché, fra la lista di keyword, dovremmo essere in grado di vedere, ad esempio, la seconda di queste keyword, che chiameremo Math Visualizer, vediamo se la troviamo. Ecco la nostra nuova keyword, che è stata appena inserita. Quindi
Quindi questo ci fa vedere esattamente come è possibile creare, leggere dei flussi di dati, in questo caso presenti all'interno di uno spreadsheet, e utilizzarli per creare oggetti all'interno dell'account AdWords. Per finire questa demo, volevo parlarvi brevemente di come è possibile programmare l'esecuzione temporizzata di questi script. Come vedete, per ciascuno script ho due azioni possibili: una è l'azione run, quindi eseguire lo script on demand, e l'altra è l'operazione create schedule, quindi creare un'operazione temporizzata. Quando io faccio create schedule, ho la possibilità di identificare una frequenza, quindi one time, piuttosto che ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese, e salvare la configurazione. Quando io faccio questo, il sistema automaticamente eseguirà questo script secondo la temporizzazione che ho fornito, e quindi sarà in grado, ad esempio, di importarmi periodicamente date all'interno dell'account AdWords, piuttosto che crearmi delle dashboard customizzate e costantemente aggiornate. Ritorniamo quindi alla nostra presentazione, per terminare parlando di alcune delle principali limitazioni di AdWords. Come vi dicevo, questo sistema si colloca il tipo di funzionalità offerte a questa piattaforma non hanno l'intenzione di fornire una copertura completa a tutte le esigenze di automazione, ma di fornire sostanzialmente una buona base di partenza. Quindi esistono una serie di limiti con cui bisogna fare i conti nel momento in cui si valuta l'opportunità di usare questa tecnologia. Ad esempio, in questo momento il massimo tempo di esecuzione per gli script è di 30 minuti, possiamo accedere a 50.000 item per ciascuna singola query e possiamo modificare al massimo 100.000 item all'interno di un unico script. Questi sono valori molto importanti appunto per capire se questo tipo di tecnologia è qualcosa che effettivamente può essere utile o meno in un determinato contesto applicativo. Grazie a tutti per l'attenzione.